Tanti ricordi e commozione alla Camera Ardente a Roma dell'ex presidente del Senato Franco Marini, dove è arrivato anche il capo dello Stato Sergio Mattarella. A ricordare il politico, sindacalista, presidente del Partito Popolare Italiano, tanti compagni di vita come Tiziano Treu, presidente CNEL, ex ministro del Lavoro e Trasporti, che ha ricordato i tempi del sindacato. Sono stato solo 35 anni insieme, come? prima nella CISL e poi come collega in Senato. Abbiamo fatto sempre quello che pensavamo meglio per promuovere la causa del lavoro, dei lavoratori. Lui era uno molto diretto, molto pratico, però anche aveva grandi ideali. E mettere insieme gli ideali con la pratica è molto importante. Quindi sentiremo la mancanza. A salutare Marini anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati. È stato ed è nella storia della nostra democrazia un uomo di grande spessore morale. È stato anche il mio presidente del Senato nel 2006-2008 e quando io mi sono insediata nel 2018, Marini aveva terminato i suoi 10 anni e quindi si allontanava da Palazzo Giustiniani, dove aveva l'ufficio. Ed io l'ultimo ricordo ufficiale, istituzionale, ce l'ho con lui perché lo invitai a pranzo. Alla Camera Ardente di Villa Mafalda, tra gli altri, anche Nicola Zingaretti, Renata Polverini, Carmelo Barbagallo. I funerali si svolgeranno in forma privata giovedì 10 febbraio.